Hanno tutti il Mattioli, non conoscono altro nome, scrive Giuseppe Los, alpinista e insigne botanico trentino, riferendosi agli erboristi suoi contemporanei nella seconda metà del 1800. Che cosa intende Los? Cos'è che non può mancare a un erborista del XIX secolo? Los si riferisce ai discorsi di Pietro Andrea Mattioli negli 6 libri di Pedacio Dioscoride della materia medicinale, un testo stampato per la prima volta nel 1544, che ebbe almeno 13 ristampe in quello stesso secolo e che, mentre l'autore era ancora in vita, vendette decine di migliaia di copie. Un vero bestseller per un'epoca in cui un libro fortunato aveva una tiratura di un migliaio di copie. Mattioli è affascinato dall'opera del medico greco Dioscoride e per tutta la vita la traduce, la aggiorna e soprattutto la arricchisce di una cospicua parte iconografica. Le illustrazioni a corredo del testo sono sempre più accurate e realistiche man mano che si procede nelle diverse edizioni a stampa. Però, essendo xilografie, sono prive di colore. Ma presso la Biblioteca Alessandrina di Roma ne esiste una copia, edita nel 1568, che fu colorata e miniata dalla mano di quello che doveva essere un grande artista. Un oggetto editoriale unico e affascinante, il cui autore sembrava destinato a rimanere sconosciuto. Finché, 15 anni fa, nella British Library di Londra, Lucia Tongiorgi Tomasi, una delle massime autorità di arte botanica, scopre due manoscritti che la portano a svelare il mistero. L'attribuzione di questo erbario cinquecentesco a Gherardo Cibo è stata resa possibile in seguito al rinvenimento di due manoscritti erbari di straordinaria bellezza che ho avuto la ventura di trovare e di scoprire presso la British Library di Londra. Perché è stata possibile? Perché in ambedue i casi le essenze vegetali, le piante, sono collocate in primo piano e sullo sfondo compaiono dei paesaggi. Paesaggi eseguiti nello stile peculiare di Gherardo Cibo. Oggi sappiamo quindi che quell'unica copia del Mattioli, stupendamente illustrata, è opera del miniatore e disegnatore Gherardo Cibo. Cibo non si limita a colorare le tavole incise con piante e animali, ma le arricchisce di vivaci scene di vita quotidiana, di paesaggi campestri disseminati di rocche e casali e di scorci marini con barche e pescatori. Il volume illustrato da Cibo si colloca così sia nel novero dei più importanti testi di botanica, fitoterapia e medicina, sia tra i più preziosi cimeli nel panorama storico-artistico del XVI secolo. Aboca ha scelto, per realizzare il facsimile, la più bella tra le copie dell'opera di Mattioli giunte fino a noi. E senza dubbio, quella di maggior valore artistico.